questa puntata. Piano forestale regionale, in aula l'informativa della Giunta. Ente Parco San Rossore Massaciuccoli, via libera al budget economico 2024-2026. A buon convento, la sagra della Val d'Arbia. L'assessora regionale Stefania Saccardi ha illustrato all'Aula l'informativa sul nuovo piano regionale forestale, un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità, ha detto. Anche nella nostra provincia il patrimonio forestale è importante. La riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema è che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè, che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco. E per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze nel comune di Pescia, nel comune di San Marcello Piteglio, di consorzi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorzi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Noi pensiamo che bisogna andare in questa direzione, ma soprattutto sui consorzi tra i proprietari dei fondi dobbiamo dare una sterzata in avanti, perché è un problema molto rilevante anche sulla montagna pistoiese, che impedisce una cura del patrimonio boschivo, che è la prima prevenzione per gli incendi e per le frane. Il piano forestale regionale è una sfida importante per questa parte finale di legislatura, perché è vero l'esatto contrario di quello che si pensa. La superficie boschiva in Toscana dal dopoguerra a oggi è aumentata di oltre il 50%. Questo aumento smisurato dei boschi è un aumento che ha delle conseguenze drammatiche, per certi versi devastanti. Tanto per cominciare, le specie che aumentano sono le specie infestanti, che distruggono le altre specie. I castagni spariranno in Toscana perché l'acacia sta prendendo il sopravvento alla stessa quota. L'aumento sconsiderato del bosco porta alla distruzione della biodiversità. Ormai il bosco è arrivato quasi sui crinali, e non per il cambiamento climatico, oppure non soltanto per il cambiamento climatico, soprattutto per l'assenza di greggi, di pastorizia in montagna, e questo distrugge i prodotti del sottobosco da una parte, dall'altra appunto quelli che erano le mirtillaie e tutte le varie specie autoctone che ci hanno appunto reso famosi nel mondo. Il mirtillo dell'abetone fra 10, 15, 20 anni non ci sarà più, perché il bosco arriva in fondo. Ha conseguenze drammatiche da un punto di vista di pericolosità per gli incendi. Un bosco curato, mantenuto, che viene tagliato in maniera sapiente, è un bosco che resiste agli incendi. Un bosco con la legna morta in terra, con tonnellate di legna morta in terra, è un bosco che è esposto agli incendi. Così come da un punto di vista di siccità, gli alberi bevono finché trovano acqua, e questo chiaramente va a incidere sulle falde acquifere. Quindi noi dobbiamo avere la forza di curare il bosco, di sostenere quelle imprese, le imprese boschive che lavorano nei boschi, di ringraziare quelle ragazze e quei ragazzi, anche tante donne, che ancora oggi hanno voglia di lavorare nelle imprese boschive dei nostri boschi. Sono loro i custodi della montagna, non certo chi dai salotti fiorentini vorrebbe spiegare a chi vive in montagna come si fa a curare la montagna. Noi dobbiamo sostenere quelle aziende, soprattutto abbassando il carico di carte, il carico burocratico, il carico di scartoffie a cui sono quotidianamente, settimanalmente sottoposti
posti per poter fare il proprio lavoro e dirgli grazie. Allora il piano forestale regionale è un'opportunità per poter ridiscutere le politiche del bosco della Regione Toscana, anche confrontandosi in maniera, se necessario, netta con chi gestisce il demanio dello Stato. Le criticità sono soprattutto quelle di una fortissima contraddizione fra le premesse, che sono anche ormai banali, e la completa mancanza di una individuazione di strategie concrete su che cosa vuole fare l'assessore. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato e che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente mi ha visto in sintonia su alcuni punti, tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. È evidente che ci sono delle lacune da colmare. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Oggi è arrivato in Aula il piano regionale forestale. Del resto il PRAF, il Piano Regionale Agricolo e Forestale, era ormai scaduto da tempo. Per la parte agricola c'era stato un aggiornamento, ora arriva l'aggiornamento per le foreste. Dico molto chiaramente che mi sembra un documento che rifletta lo stato attuale della maggioranza di centro-sinistra, probabilmente anticipa quello che sarà l'allargamento al campo più esteso, che vede anche il Movimento 5 Stelle. L'imboschimento eccessivo ci preoccupa. Ci preoccupa per tutte le conseguenze che sono evidenti a tutti: l'eccessivo numero di ungulati in particolare, ma anche la questione dei predatori che ci allarma. Dobbiamo trovare il modo di diminuire la burocrazia e far sì che l'attività forestale possa di nuovo diventare un'attività remunerativa. In aula ho parlato chiaramente, sono aumentati negli ultimi anni i prezzi della vendita del legname, ma se consideriamo l'aumento dei costi delle materie prime, in realtà non c'è stato un aumento ma c'è stata una diminuzione, e un territorio toscano che per la oltre la metà della sua estensione è un territorio boscato, non può permetterselo. Via libera del Consiglio regionale al budget economico 2024-2026 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Ma il budget intanto ci segnala una realtà del parco che dal punto di vista amministrativo e contabile ha rimesso le cose a posto. È una realtà viva, dinamica, quella del parco. La gestione affidata al presidente Banni ha sicuramente dato una svolta anche rispetto a situazioni degli anni precedenti che avevano scontato alcune impasse. Il bilancio
del parco è un bilancio che quota circa 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo sono frutto di contributi che vengono dalla regione e da altri enti, ma gli altri 2 milioni e mezzo sono frutto delle attività del parco, quindi questo è testimonianza di un parco che appunto si è organizzato, si è attrezzato per avere anche proventi propri. Parco Migliarino San Rossore ha le solite problematiche di sempre, già evidenziate a più riprese, che continua a non risolvere, quindi il voto negativo della Lega sia in un caso che nell'altro. Allora, in un mondo normale il parco di San Rossore, Migliarino e Mussaciuccoli sarebbe un elemento di rendita positiva per il proprio gestore, in questo caso per la Regione Toscana. Quindi nel bilancio della Regione ci dovrebbe essere scritto San Rossore Migliarino più euro, no? Per noi diventa un costo. Questo perché abbiamo una mentalità sbagliata su come ci si approccia al parco. Io penso che San Rossore sia una purtroppo medaglia a quello che non dovremmo fare quando si gestisce il bene pubblico. Potrebbe essere un elemento, una risorsa che può creare ricchezza e posti di lavoro, invece diventa un buco da tappare ogni anno, e noi di questo ne siamo profondamente dispiaciuti. Si terrà dal 21 al 29 settembre a Buonconvento, nella provincia di Siena, la 56esima edizione della Sagra della Val d'Arbia. Per 10 giorni il borgo medievale, che fa parte dell'Associazione dei più belli d'Italia, proporrà appuntamenti culturali, spettacoli, enogastronomia in un paese che vanta anche importanti testimonianze di architettura liberty. È una sagra che è molto più di una sagra, tradizione, storia, identità di un territorio, della Val d'Arbia nel complesso, ma la Mezzadria è stata un pezzo della nostra storia, è l'elemento culturale sulla quale una comunità fonda i propri principi, i propri valori, le proprie relazioni, e quindi è più di una sagra, è proprio un'esperienza di vita, viene riportata e viene dimostrata, raccontata anche alle nuove generazioni quella che è stata una dimensione di vita della nostra terra. Gran parte dei valori sulle quali si fonda oggi il nostro territorio, la nostra cultura, nasce da quell'esperienza che poi è fatta anche di fatica, che è fatta di lavoro, che è fatta anche di lungimiranza e di intuizione. Quindi questa è una sagra che ha il diritto e il dovere di essere promossa dal Consiglio regionale della Toscana, perché nell'ambito dell'identità della Toscana c'è un pezzo della storia che viene raccontato. Allora, 56 edizioni, una storia che parte da molto lontano, una storia legata al nostro piccolo borgo medievale, borgo che poi negli anni si è consolidato con una realtà, quella della Mezzadria. In quel periodo lì nasce la sagra, quindi sono ovviamente più di 50 anni, e si è evoluta nel tempo. Sono comunque immutate quelle che sono stati i valori per la cultura, per la tradizione, per il legame a questi valori che vengono veramente da una piccola comunità nata sulla via Francigena, nome nomen di Buonconvento, e va sempre cercando cosa? Una proiezione di futuro, senza rinnegare quali sono state le origini di una piccola comunità. Quindi quest'anno il tema sarà quello di affrontare la sostenibilità, un piccolo borgo che guarda al futuro, quindi strategie anche per avere uno sviluppo sostenibile, compatibile con i nostri ritmi di vita, con le nostre tradizioni, e quindi valorizzando la materia prima, quindi a partire da quello che abbiamo, le risorse che abbiamo, e andando a un percorso anche di sostenibilità verso quelle che sono le fonti di energia, e quindi capire laddove si può abbinare il connubio fra tradizione, sviluppo e cultura. Il nostro piccolo borgo è legato molto anche alle tradizioni locali, abbiamo moltissimi piatti tipici che vengono proprio da quella realtà contadina in cui si sapeva anche gestire quella che era un'economia di famiglia, e si sapeva anche come realizzare dei buoni piatti, dei buoni cibi, e quindi manteniamo anche la tradizione. La tradizione deve essere legata anche allo slow food, quindi il saper mangiare non solo per nutrirci, ma per avere proprio il gusto della qualità del cibo, dove coloro i prodotti che nascono dal territorio sono i prodotti che poi servono per essere poi gli ingredienti che fanno la differenza e che caratterizzino anche queste nostre culture.